Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: non arrivano notizie confortanti su Alessio e Lavinia, uomini e donne si lasciano. Gli ex protagonisti del dating show di Canale 5, che hanno deciso di uscire insieme dal programma come fidanzati. Questa è tra l'altro l'unica relazione ancora in piedi, nata grazie all'ultima stagione del dating show di Maria De Filippi, visto che tutti gli ex tronisti si sono invece lasciati, a Federico Nicotera, Nicole Santinelli e Luca Daffré. Una segnalazione giunta su Lavinia Mauro ed Alessio Corvino non sta facendo dormire sonni tranquilli al pubblico di Uomini e Donne. L'ex corteggiatore non si sarebbe comportato in maniera impeccabile, stando ad una news diffusa da un utente su Instagram. I due diretti interessati tacciono di fronte a questi rumor, quindi al momento non è possibile capire se ci siano basi solide dietro queste voci o se invece si tratti di notizie prive di fondamento. Lavinia Mauro e Alessio Corvino di Uomini e Donne. La clamorosa segnalazione. Alessio e Lavinia, e quello che è venuto fuori nelle ultime ore metterebbe a rischio la relazione sentimentale tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. L'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne sono stati beccati in posti differenti, quindi non sono stati insieme e lui si sarebbe anche dato alla pazza gioia. A rivelare tutto è stato un seguace dell'esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha poi reso pubblico quel messaggio privato ricevuto dall'utente. Ecco cosa è stato detto sul conto di Lavinia e Alessio. Ame? Ho scritto anche a Deianira. Ti volevo avvisare che ieri Alessio Corvino stava a ballare a Caserta alla tenuta San Ferdinando, vicino la console. E nel frattempo Lavinia era scesa anche a Caserta. Ma lui invece di stare con lei ha preferito andare a ballare, non calcolandola di pezza. E infatti Lavinia ieri sera era a Caserta con una faccia appesa a mangiare insieme alla madre da sola. E lui a farsi i cavoli suoi. Ma che comportamento è? L'utente ha aggiunto: la tua ragazza viene nel tuo paese e tu vai a ballare. Amedeo Venza ha commentato così questa segnalazione. Ma tanto lei lo giustificherà sempre? Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.